Un presunto sodalizio criminale operante a Perugia, composto da uomini e donne, tutti provenienti dalla Romania, ritenuto dedito allo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali. Ad individuarlo polizia e guardia di finanza. È scattato l'arresto per 5 soggetti, 2 in carcere e 3 ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza del GIP del capoluogo umbro. Tra reati ipotizzati a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione, truffa ai danni dello Stato, nonché per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Lo stesso provvedimento ha interessato anche altri 6 rumeni, attualmente però irreperibili. Secondo gli investigatori, il gruppo reclutava le ragazze in Romania, organizzando e favorendo il loro ingresso in Italia, per poi obbligarle a prostituirsi con minacce e violenze, di giorno all'interno di abitazioni prese in affitto, anche attraverso la pubblicizzazione su siti internet, e di notte lungo alcune strade della città, imponendo quella che in una nota della procura è stata definita una condizione di assoggettamento assoluto. Il guadagno ottenuto dallo sfruttamento è risultato molto significativo, secondo gli inquirenti, di migliaia di euro al giorno. Il GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, in questo stesso filone di indagine, ha svolto accertamenti patrimoniali nei confronti dei soggetti coinvolti, che secondo quanto emerso palesavano una elevata disponibilità economica a fronte dell'assenza di fondi di reddito ufficiali. Gli stessi infatti erano in possesso di numerose auto di lusso, nonché di immobili e terreni in Romania, sebbene avessero avuto, fra l'altro, accesso al reddito di cittadinanza, per il quale in pochi mesi avevano già ottenuto indebitamente oltre 22.000 euro. All'esito delle indagini patrimoniali, il GIP ha quindi disposto dei beni nella disponibilità degli indagati, nonché di 8 autoveicoli, per un valore di 256.000 euro, ritenuti frutto dello sfruttamento della prostituzione.